Galileo Galilei nasce nel 1564 a Pisa, dove compie i suoi primi studi. Si trasferisce poi all'Università di Padova e diventa a 25 anni professore di matematica. A Padova perfeziona il cannocchiale, da poco scoperto in Olanda, e lo utilizza per studiare il moto degli astri, scoprendo i satelliti di Giove e le macchie solari, ma soprattutto dimostrando la validità della tesi eliocentrica, secondo la quale il Sole è immobile al centro dell'universo e la Terra ruota intorno ad esso. Le tesi che egli sosteneva erano contrarie però alla teoria geocentrica o tolemaica, fino ad allora accettata e sostenuta dalla Chiesa. Quindi, la Chiesa inizia a ostacolare le ricerche di Galileo e la pubblicazione delle sue opere. Non dimentichiamo che ci troviamo in piena Controriforma. Lo scienziato fu incarcerato e processato. Per salvarsi, nel 1633, chiese perdono dei suoi errori, abiura e si umilia fino a rinnegare di fronte al tribunale tutte le sue teorie scientifiche. Si ritira infine nella villa di Arcetri, vicino a Firenze. Qui Galileo continua le sue ricerche, pubblica anche i risultati dei suoi studi, ma in Olanda, un paese protestante in cui non c'era il diretto controllo della Chiesa cattolica. Morì quasi cieco nel 1642. Galileo è considerato il fondatore della scienza moderna perché fu tra i primi studiosi ad utilizzare il metodo scientifico, basato sull'osservazione diretta dei fenomeni e sulla verifica matematica dei dati sperimentali. Egli raccoglie le proprie osservazioni in diverse opere, quasi tutte scritte in volgare toscano e non in latino, la lingua in cui fino ad allora venivano redatti i trattati scientifici. Questo è un aspetto estremamente importante, proprio perché fa vedere l'opera di divulgazione, divulgare, quindi rendere comprensibile al vulgo, di Galilei. Tra le sue opere principali ricordiamo Il Saggiatore del 1623, in cui l'autore sostiene la necessità per lo scienziato di partire dalla sperimentazione per arrivare all'elaborazione teorica, e Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo del 1632, dove afferma la validità della teoria eliocentrica copernicana, ed è proprio questo il libro che gli costa l'incarcerazione e il processo. Un altro aspetto importante dell'opera di Galilei, che avete studiato anche a Scienze, è il metodo sperimentale. Dicevamo, secondo Galileo, lo scienziato si deve far guidare dall'intelletto ed utilizzare il metodo sperimentale. In che cosa consiste? Si deve osservare un fenomeno, formulare un'ipotesi e cercare la conferma di questa ipotesi attraverso esperimenti. Questo rende il lavoro dello scienziato diverso da quello dei filosofi, dei teologi. Questi ultimi, convinti dell'autorità degli antichi e dei testi sacri, non mettono in discussione ciò che professano. Galileo invece dice che è possibile trovare un accordo tra la verità di fede e la verità scientifica, perché nei libri sacri Dio ha parlato con un linguaggio semplice e comprensibile anche per le menti più rozze, mentre nel mondo naturale le leggi divine sono espresse in caratteri matematici. Sembra che Galileo abbia scritto anche che l'universo è stato scritto con il linguaggio della matematica, no? E le narrazioni della Bibbia vanno quindi intese come miti da interpretare, però, alla luce di quanto la scienza riesce a conoscere. Nel Saggiatore, per esempio, Galileo enuncia il criterio base del metodo scientifico, quello che lo mette in contrasto con le opinioni della maggioranza degli scienziati. Un altro volume importante è il trattato Sidereus Nuncius, in cui Galileo espone i risultati delle scoperte astronomiche che ha realizzato grazie all'invenzione del cannocchiale. Mette così in discussione certezze secolari, afferma che la Luna non è un corpo perfetto, ma ha delle caratteristiche simili a quelle della Terra, e dice anche che intorno a Giove ruotano quattro piccoli pianeti che fino a quel momento erano sconosciuti. Questo testo è importante
importante, anche perché oltre all'eccezionalità delle scoperte presentate, colpisce per l'orgoglio e l'emozione che traspaiono dalle parole dello scienziato e anche dal fatto che lui a un certo punto cerca di conciliare la fede e la scienza. Infatti lui dice che ha scoperto tante cose che prima non erano mai state osservate, grazie all'utilizzo del cannocchiale che lui però ha inventato dopo aver ricevuto l'illuminazione della grazia divina. Quindi in queste parole si ha lo sforzo di Galilei di conciliare la scienza con la fede.